Ragazzuoli cari, benvenuti ad un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui insieme per portare la storia, Quirk, eccetera, eccetera, di Gran Torino, finalmente. Me lo avevate chiesto veramente in molti un video su Gran Torino e quindi ho deciso di portarlo oggi. Guardate però in descrizione perché è riapparso il canale Twitch. Infatti, ragazzi, dalla settimana che andrete in vacanza di Pasqua fino, insomma, al 25, streamerò veramente molti giochi e probabilmente farò un gioco diverso a botta con tutti gli altri. Ragazzi, insomma, ci divertiamo un po', venite perché giochiamo tutti assieme. Ci sarà anche My Hero One Justice in un giorno di questi. Niente ragazzi, detto questo, oltre agli altri social che trovate in descrizione, direi di iniziare. Per parlare di Gran Torino dobbiamo prendere il suo passato. Gran Torino infatti non ha mai voluto essere un eroe, ma visto che era l'unico modo per lavorare legalmente e soprattutto sicuramente, quindi che il lavoro lo trovi per forza, ha continuato a studiare per ottenere la licenza. Quando Gran Torino ha iniziato ad essere un pro hero, non è andato direttamente in un'agenzia a lavorare per sconfiggere le organizzazioni criminali che sappiamo ai tempi della gioventù di Gran Torino e di Nana Shimura ce n'erano veramente molti, visto che All For One era nel suo periodo più propizio, diciamo. E comunque ha iniziato a lavorare innanzitutto nello staff della UA. Era l'insegnante che si trovava spesso in aula magna e guarda caso era l'insegnante di All Might, in più, come sappiamo, amico intimo di Nana Shimura. Insieme a lei infatti hanno fatto da guida Toshinori con un addestramento pratico molto brutale, nel quale All Might veniva pestato senza pietà fino a quando non sarebbe stato in grado di reagire ed evitare le botte, diciamo così. Addirittura, durante una sessione di allenamento, Gran Torino colpì così forte All Might che il futuro pro hero arrivò a vomitare. Gran Torino ammette di essere stato troppo duro su All Might. Questo perché aveva paura che non sarebbe mai stato all'altezza di All For One. All For One che, appena sapute determinate informazioni, ha attaccato e Nana Shimura, insieme a Gran Torino e All Might, hanno cercato di batterlo. Purtroppo per loro, però, si è dimostrato troppo forte. Nana Shimura quindi sacrifica la sua vita in modo che All Might può fuggire, affidando la sua sicurezza e la sua crescita a Gran Torino. Dopodiché, il giovane Gran Torino ha continuato ad allenare All Might, nascosti ovviamente nell'ombra, poiché non vedeva All Might pronto per affrontare All For One. In più, si raccomandò che Toshinori, una volta diplomato alla UA, fosse fuggito negli Stati Uniti. Ecco perché il suo costume è molto simile a quello degli eroi americani. In più, come vedete, All Might parla spesso in inglese. Ma comunque, perché lo ha mandato negli Stati Uniti? Un po' per fare esperienza come eroe, è vero, ma anche per allontanarlo da All For One e dai suoi compagni, che erano ormai in tutto il Giappone. Le loro organizzazioni erano arrivate veramente a qualcosa di catastrofico, cioè aveva occhi e orecchie ovunque. Poi però, ovviamente, All Might è tornato alla sua Golden Age, lo ha massacrato, addirittura ha battuto una volta All For One, sebbene non sia riuscito a catturarlo, però insomma tutto quello che ha fatto Gran Torino è servito, ha tirato su veramente un eroe strabiliante, il migliore di tutti i tempi. Comunque, quando è che viene fatto vedere per la prima volta Gran Torino all'interno dell'anime e anche del manga, ovviamente come la prima volta? Quando Toshinori ha paura di mandare una lettera per fare allenare Midoriya. E alla fine si viene a sapere, insomma, che All Might è rimasto traumatizzato da questo allenamento, perché veramente li ricorda come i giorni più duri della sua vita. Ma comunque nell'arco di Stain, poi, ci viene finalmente mostrato Gran Torino, visto che Midoriya arriva a casa sua per farsi allenare. E la prima cosa che fa, infatti, è mettere a faccia a terra Deku e lo rimprovera per aver utilizzato il suo quirk in modo sconsiderato. Ed ecco che qui veniamo a capire una cosa. Soraiko, questo il vero nome di Gran Torino, ragazzi, adesso vi distruggerò il personaggio, ma comunque è questo il vero nome, il cognome non si sa. Non è che si è allontanato da All Might, ha sempre parlato con All Might, ha saputo che Deku aveva ricevuto il One For All e lo ha seguito da distanza. Infatti lo rimprovera, come vi ho già detto, per aver utilizzato il quirk in modo spericolato e sconsiderato durante il Festival dello Sport contro Todoroki. E se vuole imparare a utilizzare One For All, deve imparare prima a capirlo, insomma, a mettersi nella mentalità
del Quirk, ed è così che fa. Inizia un allenamento in cui Midoriya migliora piano piano, fino al punto in cui non riesce a capire come utilizzare il suo Quirk, il One for All. Di certo non è grazie a Gran Torino, di certo non è grazie a un allenamento molto psicologico, ecco, semplicemente vede un Taiyaki e pensa che deve mandare il One for All su tutto il suo corpo, quindi non è stato, insomma, grazie a Gran Torino, cioè, in realtà sì, però grazie a delle azioni che Gran Torino gli ha voluto far capire, cioè gliel'ha lasciata interpretare. Successivamente, comunque, allenato Midoriya, vediamo Gran Torino combatte per la prima volta contro il Nomu alato, lanciandosi fuori dal treno, e qui scopriamo anche il suo Quirk. Andiamolo a vedere. Il Quirk di Gran Torino si chiama Jet. Jet permette a Gran Torino di sparare dai suoi piedi dell'aria veramente molto potente, che gli dà questa sensazione di propulsione, diciamo, donandogli questa grande velocità, capacità di movimento e soprattutto riesce a volare, non per lunghi tratti, ma riesce a volare. Può utilizzare l'aria che serve ad un solo respiro per arrivare a lunghe distanze. In più Gran Torino non può spingersi troppo lontano nel cielo, visto che quando cade ovviamente riceve danni. All Might addirittura sostiene che quando Gran Torino era giovane non si poteva neanche vedere all'occhio umano, e questa cosa è stata confermata durante il combattimento con Midoriya, il primo proprio. Midoriya non riusciva a vederlo, come sappiamo. Quindi immaginiamoci da giovane quanto cavolo poteva essere ancora più veloce. La velocità di Gran Torino è così alta che può arrivare a far fuori qualcuno, a metterlo KO prima ancora che egli lo possa vedere. La debolezza del suo Quirk non ci è stata spiegata, semmai potrebbe essere una debolezza il fatto del dover stare attento a quanto si spinge lontano, perché nel caso in cui ovviamente arriva, non so, a 30 metri d'altezza, poi deve stare attento comunque quando riscende, perché veramente si spacca tutte le ossa, addio Gran Torino. Questa potrebbe esserlo, quindi in sostanza è semplicemente un Quirk molto difficile da gestire. È un po' il contrario del Quirk di Mirio. È difficile da gestire, però è già forte di suo. Invece quello di Mirio era sia difficile da gestire che un Quirk scarso. Poi c'è lui che l'ha reso forte, ma comunque ve ne renderete conto durante il manga, o comunque per chi guarda la quarta stagione, cioè per chi guarda l'anime, ve ne renderete conto durante la quarta stagione. Basta dire che Mirio è un Quirk forte, perché non lo riesco a sentire veramente, raga. Non ce la faccio più. È stato detto anche dallo stesso manga, cioè l'opera cartacea. Leggete il manga a sto punto, perché poi c'è anche gente che dice: per me, la mia opinione è questa, il Quirk di Mirio... No, non puoi avere un'opinione se è così nel manga, basta! Comunque, se vi state chiedendo qual è la parte più figa di Gran Torino, cioè che mi è piaciuta veramente tanto, nel distretto di Kamino è stato un figo. La prima cosa che ha fatto, ha salvato Kamui da morte certa, perché come avete visto Dabi lo stava per bruciare. Kamui è fatto di legno, avrebbe preso fuoco e sarebbe diventato cenere. Ma Gran Torino arriva nel momento giusto con un colpo, bam, lo manda KO. Non lo so, raga, mi ha fomentato per tanto tempo quella scena. Mi è piaciuto anche che abbia supportato All Might contro All For One, e mi fa strano, adesso ve lo faccio vedere questo frame, ma ancora non riesco a vedere Gran Torino senza costume. Raga, mi fa veramente strano, non sembra neanche un eroe a vederlo così. Non è che col costume sembri sto grandissimo eroe, però ci sta. Per parlare del manga, ragazzi, beh, dovreste leggerlo. Io ovviamente non vi porto cose del manga, perché altrimenti arrivo a spoilerare. Ma comunque, ragazzi, se vi interessa qualcosa del manga, ho pronto, non la recensione, perché come sapete me lo buttano giù poi, ho pronto dei pareri, ecco, sugli ultimi capitoli, perché molte persone si stanno accorgendo di come si sta sviluppando anche Shigaraki Tomura. E non so, vorrei portarla sabato, in modo che esce anche l'ultimo capitolo del manga venerdì. Ma comunque, ragazzi, il video su Gran Torino finisce qui. Io spero che vi possa essere piaciuto. Qui sotto, ragazzi, trovate il canale Twitch, perché nelle vacanze di Pasqua veramente inizierò a fare sul serio delle stream. Stavo aspettando delle attrezzature che mi dovevano arrivare, ce l'ho finalmente, quindi riniziamo a streamare. Ovviamente si parlerà sì di My Hero Academia, ma anche di tanti altri videogiochi. E niente, ragazzi, il video finisce qui. Io vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il canale Twitch.
Instagram, Telegram, ma soprattutto il canale Discord dove vi arrivano le notifiche. Mettete che non vi arrivano con YouTube, lo sto ringraziando, ho visto ieri il video di Leorio che è arrivato a 400 visual, grazie YouTube. Iscrivetevi al canale se ancora fatto, non dimenticate di attivare la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Noi, come al solito, ci vediamo ad un prossimo video. Plus Ultra.